Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere e in questo video affrontiamo il percorso 14 per arrivare a Romantopoli. Nello scorso episodio abbiamo battuto Lem e abbiamo quindi conquistato la nostra quinta medaglia di Kalos. Detto ciò quindi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video come al solito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video a tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo. Iniziamo subito. Ciao Glacia, come sta andando? I tuoi Pokémon sembrano più forti? Ok, questa è praticamente la pensione Pokémon. No, grazie. Non voglio lasciare un altro Pokémon alla pensione. Anche se sapete che sarebbe comodo. No, beh, dai, no, non facciamolo questo per adesso. Quando dovrò fare le uova, le metterò qui io e farò le uova. Perlomeno adesso non prove più. E qui abbiamo Serena. Serena iniziava. Con chi iniziava Serena? Non ricordo. Comunque, tocca allenare Frogadier. Sliggo ormai si è allenato, sono contento. Tocca allenare Frogadier e Talonflame. Andiamo. Glacial, ho capito cosa voglio fare nella vita. Sarò una Pokémon Performer. Ok. Com'è che mi ha tradotto in italiano performer? Cioè Pokémon performer. Un artista Pokémon? In qualche modo? Non è un percorso tradizionale, ma penso che funzionerà. I see you already have half the badges. Ok, io vedo che hai già la metà delle medaglie. Perché non mi mostri un po' di potenza? Non mi mostri la potenza di qualcuno che si sta muovendo così bene come te? Assolutamente sì, cara Serena. Allora, ma nel campo Braxian, ok. Braxian, anzi. Mi si è evoluto, quindi. E noi abbiamo davanti Frogadier, quindi le è andata un po' male. Surf e addio, Braxian. Tra l'altro, livello 35 contro livello 35 con i livelli siamo perfetti, eh. Puncham, tipo lotta. Quindi mandiamo Talonflame. In questo episodio molto probabilmente Frogadier si evolverà in Greninja, eh. Andiamo di acrobazia su Puncham. Perfetto. Abbiamo già battuto Serena. Persino meglio della scorsa volta, ne sei sicura? Diventerò ancora migliore, Glacial. E I'll make myself someone you can look up to. Alla faccia. Farò di me qualcuno a cui tu possa guardare in alto, ok? Salve, voglio sfidarti. Vai. Vediamo un po' questa Melina. Chi manda? Melina la streamer? Sarebbe bello. Allora, vediamo un po' chi manda. Manda Arbok. Che mi diminuisce l'attacco, ma non è un problema. Perché tanto noi andiamo di attacco speciale. Ecco che lui si aumenta la difesa e usa accumulo. Ma noi riusciamo comunque a buttarlo giù. E il suo primo Pokémon è andato. Poi Pyroar, perfetto. Tipo fuoco. E quindi Surf. E Frogadier a livello 36. Abbiamo battuto Melina. E il nostro Frogadier finalmente si evolve. E diventerà il massimo della sua potenza. Svilupperà il massimo del suo potenziale. Ed ecco qui il Greninja di Ash. Eccolo qua. Water Shuriken vorrebbe imparare. Dimmi che è speciale, per favore. Sì, è speciale. Sarebbe bello insegnarglielo. Però è meglio Surf, comunque, molto meglio Surf. Ok, che è carina come mossa, è la signature move, mi immagino, di Greninja. Però lasciamo di Water Pulse e Surf, dai, va bene così. Okay, prendiamoci questo strumento, che è una caramella rara. Poi qui sopra, vediamo un po' cosa c'è. Passiamo anche nell'erba alta per trovare eventuali Pokémon selvatici. Vediamo se ce n'è qualcuno nuovo da prendere. E sì che c'è Carbink. Ah, Pokémon nuovo che non abbiamo ancora. Carbink, che tra l'altro è stato rivelato, mi ricordo quando uscì nella sesta generazione, che è uno dei Pokémon mangiati da Sebolai, giusto? È uno dei Pokémon che vengono predati e smangiucchiati dai Sebolai. Ah, è vero, perché sto tirando una Quick Ball di secondo turno? Sono stupido. Non devo tirare le Quick Ball di secondo turno, andiamo di Surf. Guardate quanta difesa ha Carvink, cioè, assurdo come Pokémon, difensivamente è qualcosa di pazzesco. Però non ha molto attacco, come è giusto che sia. Andiamo poi quindi di Ultra Ball e vediamo di prendere questo Carvink.
Oh, incredibile, eh? Difficilissimo da catturare. Purtroppo quando i Pokémon sfuggono alla prima Velox Ball, diventa tosta prenderli. Anche se, boh, Vita Rossa, Ultra Ball e livello 32, infatti, non dovrebbe essere troppo difficile in teoria. Ok. Preso il Pokémon gioiello, Carbink. Torniamo in basso. Diamo un'occhiata a quest'altra zona. Altro Pokémon selvatico, vediamo chi salta fuori, un Wooper. Ok, Wooper ce l'abbiamo ovviamente già. Fuga. E qui prendiamoci questo strumento, una Dunkrock. Strumento che abbiamo già, tra l'altro. Saliamo. Continuiamo l'esplorazione di questo percorso e sfidiamo questo campeggista. Che ci chiede dove stiamo andando. A Romantopoli. Anzi, è un ranger, non è un campeggista. Che manda in campo Poliwhirl. Ecco, noi useremo Round. Body Slam mi sa che vince lui, eh. No, fortunatamente usa Bubble Beam, perfetto. Allora noi andiamo ancora di Round. E ci portiamo a casa questo Poliwhirl. Poi Fraxure. Tecnicamente sarebbe meglio andare di Greninja, però ha pochissima vita. Quindi andiamo di Sligo. E usiamo Oltraggio. Super efficace e addio. Poi Loudred si beccherà un altro oltraggio in faccia. E non riesce a resistere. Addio anche Loudred. Ok, Sligo finalmente si sta rivelando un Pokémon forte. Allora, Super Potion su Greninja. Curiamolo un po' e andiamo avanti. Il percorso qui si allarga. E abbiamo un'altra allenatrice. Imogen, o Imogen forse. Viene pronunciato meglio Imogen. Greninja contro Floette. Tipo. Lei è tipo folletto, giusto? Andiamo di Ice Beam. Però è anche sa, tipo erba. Forse folletto erba, vediamo. No, solamente folletto. Ok. Solo che hanno un fiore ogni volta mi confondono. Slurpuff. Tipo folletto. Manderei Talonflame. Alleniamo un po' anche lui. Ok, andiamo di acrobazia. Cosa mi ha diminuito? La velocità, ok. Va bene, continua a diminuirmi la velocità mentre muori malamente. Perfetto. Vorrebbe imparare l'assalto? Anche no, grazie. Proseguiamo. Allora. Da questa parte si torna giù e andiamo quindi a prendere quello strumento che avevamo visto. Gnash, che manda in campo Gumi. Attenzione! Gumi contro il Greninja, se la vedrà molto male perché useremo Geloraggio. Ah, l'abbiamo congelato, che culo. Ok, e poi andiamo di round. Perfetto. Prendiamoci questo strumento, una Banettite, per ottenere Mega Banette. Ora, diamo un'occhiata un attimo a questa parte del percorso, esattamente, un altro vicolo cieco. Clean Stag. Facciamo un altro tentativo nell'erba alta, vediamo chi salta fuori. Un altro Wooper, va bene, niente di che. Fuga. E diamo un'occhiata invece qui sopra, non c'è nulla, ok, quindi usciamo da questo percorso, immagino. Begun. Forse la palude l'abbiamo già completata. Anina, o Anina, che manda in campo Litwick. Perfetto per il mio Greninja. Surf. Poi, Hunter, tipo spettro, quindi. Non è che abbiamo proprio molta scelta contro il tipo spettro, lasciamo Greninja. E andiamo di Surf di nuovo. Perfetto, abbiamo battuto anche questa medium e siamo arrivati a Romantopoli. Entriamo subito in questa casa e iniziamo ad esplorare la città. Salve! Questo ci dà una Medichamite. Poi andiamo nel centro Pokémon. Scarf Shop, we have them. Attenzione, hanno delle sciarpe. Qui possiamo comprare sciarpe. Quindi entrate, vedete, hanno tutte le sciarpe. Queste servono per legare Pokémon.
mentre la Silk Scarf invece serve per aumentare le mosse di tipo normale, la potenza delle mosse di tipo normale. Quindi se vi servono le sciarpe, che potete prenderle. Ok, questo ci parla del Pokémon Fan Club, noi intanto andiamo al centro Pokémon, diamoci una curata. Ecco fatto. Salve. Valerie is so cool. I wish I was ele as elegant as her. Valerie è la capopalestra di questa città ed è di tipo folletto, tra l'altro. Lasciamo giù Carbink, già che ci siamo, nel box. Allora, numero 703. Quindi qui 96, 702, 703. E già che ci siamo, mettiamo a posto anche Helioptile 694. Quindi se ne va qui. Ok, dai, piano piano ce la facciamo, eh. Non sono tantissimi i Pokémon di Kalos, come vedete. Cioè, qui abbiamo già Xerneas, quindi qui praticamente finisce il Pokédex. Sono due box e mezzo, più o meno. Sono pochini, però sono comunque da fare. Salve. Questo ci dà una Pokédoll. Lasciami condividere la mia gioia con te, ci dice. Che qua non ci fanno passare ancora. Dobbiamo esplorare la città. Ok, la Pokéball Factory fa ogni tipo di Pokéball. Davanti alla palestra abbiamo qualcuno che la blocca. Vedremo di farlo sgomberare. Salve. Questo ci fa imparare Aircutter, se vogliamo. Nessuno dei nostri Pokémon può impararlo, quindi niente di che. Niente da fare. Salve anche a lei. Niente di utile. Allora, entriamo in questa casetta invece. Salve. E salve. Perfetto. Niente di utile, questi due vecchietti. Ok, questa parla di Valerie. E questo è il Pokémon Fan Club. Entrateci perché vi danno delle cosine, eh. Ovviamente andate a parlare della presidente, voi fate sì, ascoltate tutto quello che dice lui e vi dà una Secret Dash. Molto molto potente come strumento. Poi andiamo subito a visitare la Pokéball Factory e guardate chi troviamo dentro, ovviamente il Team Rocket. Hanno talmente tante Pokéball che ora possono catturare qualsiasi cosa, però non perdetele questa volta. Ah, non dimenticatevi di quello, il moccioso è qui. Sconfiggiamolo e portiamo tutto fuori da qui. Vai. Sconfiggete il moccioso se ci riuscite. Inkay. Come al solito loro iniziano con Inkay. Io ho davanti Greninja, quindi non è proprio il massimo. Andiamo di round. Questa volta però Greninja è evoluto al massimo livello, anzi si è appena evoluto. Quindi è al suo... Ha fatto un bello step in avanti. Poi Pumpkaboo, tipo erba spettro, manderei Talonflame. Questa volta non è gigante, andiamo di acrobazia, così da one-shottarlo. Ed infine Wobbuffet, la loro minaccia più grande. Tocca a Pikachu sventarla. Andiamo con Electroball, sperando che non usi Mirror Coat di nuovo. Ok, usa sempre Mirror Coat a quanto pare. Ok, useremo quindi Thunder Punch la prossima volta. A questo punto proviamo ad andare Sligo contro Wobbuffet. E usiamo Oltraggio. Contrattacco, one shottato. Bella lì per Sligo. Allora toccherà a Hawlucha concludere la pratica Wobbuffet. Vediamo un po' cosa possiamo fargli. Potremmo fargli un'acrobazia. Stab, fa un bel po' di danno, perfetto. Hawlucha si prende un bel po' di punti esperienza. Il Team Rocket esplode alla velocità della luce di nuovo. La guardia vorrebbe ringraziarci per il nostro aiuto con i ladri e ci regala una cosa da nulla, una Master Ball. Perfetto. Allora, questa è la palestra. Prima di parlare a quel ragazzo lì davanti, andiamo a curarci Pokémon perché, come potete ben prevedere, ci sfiderà. Ok. E andiamo a sfidarlo, quindi andiamo a parlare a questo tizio. Cos'è che vuole? Sawyer, I can't believe I lost. Non posso crederci che abbia perso.
How am I going to get good enough to try again? Come riuscirò a diventare abbastanza bravo da provare di nuovo? Oh, mi dispiace, hai bisogno di entrare nella palestra, vero? Questo significa che tu sei un allenatore. Quante medaglie hai? Ah, ne hai già così tante. Quindi devi combattere anche contro di me. Io ho solo una medaglia, ma penso che sarà una buona sfida per te. Ok, hai solo una medaglia. E questo Sawyer mi sa che tecnicamente è Sandro. Ditemi se è Sandro dell'anime. Se in italiano l'hanno tradotto appunto come Sandro. Tra l'altro gli è andata malissimo perché facciamo Ace Beam su Bagon e acrobazia su Trico e mi sa che li one shottiamo entrambi. Forse Bagon resiste perché Ace Beam non è stab. No, niente, va anche lui al bar. Perfetto, Greninja a livello 38. Quello è davvero stato impressionante. Ora capisco cosa devo fare per migliorare. Andrò a fare pratica, grazie per il tuo aiuto. Ok, addio Sandro. E possiamo entrare nella palestra di Valerie. E che è una palestra come quella di Zafferanopoli con i teletrasporti, quindi via, diamoci la pazza gioia, più o meno. Questa è una palestra di tipo folletto, quindi io metterei davanti Houlucha e andrei di Poison Jab. Sarà tosta questa palestra perché non abbiamo Pokémon adatti contro il tipo folletto, ci servirebbe tipo acciaio per dire, no? Però, appunto, abbiamo solamente Houlucha che può fare Poison Jab, che è super efficace. Ecco, ora l'ha avvelenato quando non serve. Il problema è che si becca anche degli attacchi fortissimi. Houlucha addosso. Quindi non riuscirà a fare molto di più se non magari smezzare un Pokémon o ucciderne uno. Perché poi arriverà il prossimo che lo ammazzerà. Ok, la prima allenatrice l'abbiamo battuta. Tu sei un'altra allenatrice, andiamo a curare un attimo il nostro Houlucha, dandogli una super pozione e una pozione. Perfetto, vai. Sei pronto a perdere? E forse sì. Kali, che mana in campo Deden. Ecco, Deden potrebbe essere più facile da tirare giù, anche se appunto basta un attacco di tipo elettro e mi one-shotta Houlucha, eh. Fortunatamente ha usato Charm. E allora vado ancora di Poison Jab. Ah, sostituisce. E manda in campo Azumarill. È comunque super efficace Poison Jab. E contro Azumarill però userei Acrobazia, che dovrebbe fare un po' più male. Dai, ancora di Acrobazia. Calcolate che sto attaccando con l'attacco a meno 2, eh. Ed infine Xissor. Ah, non è molto efficace, mannaggia. Dai, ancora di Xissor, perfetto. E abbiamo tirato giù anche Deden. Andiamo a curarci. Ecco, per esempio, in questa palestra Sliggo è quasi completamente inutilizzabile, per dire. Ecco, qui abbiamo un'altra allenatrice, vai. Per adesso abbiamo fatto 3 dei 4 angoli della palestra. Le manda in campo Klefki. Ecco, Klefki è affrontabile anche da Talonflame. Andiamo di Brick Break. Ancora Brick Break. Perfetto. Livello 40 per Houlucha, vorrebbe imparare Swords Dance, ma anche no. Granbull, cambia un Pokémon. E direi di mandare Talonflame, appunto. Mi abbassa l'attacco, infame. Andiamo di Acrobazia. Pot in testa, ancora Acrobazia. Leccata, non paralizzarmi, grazie. E poi Flame Charge. Ci tiriamo pure sulla velocità. Irlia, lasciamo Talonflame. E andiamo di Acrobazia. Perfetto, Talonflame a livello 39. Qui siamo tornati in questo angolo, quindi andiamo magari in questo. Questa è già fatta, sì. Andiamo in quest'angolo. Questa non è ancora fatta, perfetto. Sfidiamola. Katarina. Qui ci sono solo 4 allenatori, praticamente. Non sono 7 come quelli di Sabrina. Andiamo di Poison Jab su Slurpuff. Appunto, Play Rough mi ha fatto malissimo. Essendo di tipo folletto quell'attacco. Ok, perlomeno l'abbiamo battuta. A questo punto tocca solo trovare il modo di arrivare dalla tipa. Da Valerie. Ecco fatto, trovato. Quindi quando vi trovate lì,
Basta che andiate in questo teletrasporto qui, in basso a sinistra. Ok, prima di combattere contro Valery, fatemi un attimo curare i Pokémon. Ecco fatto. Ed ora si va. Si va a combattere Valery. Oh, se questo non è un giovane allenatore. So you've flown all the way through my gym, fluttering down to me on a fortunate wind. Ok, questa parla tutta strana. Then I suppose you have earned yourself the right to a battle as a reward for your efforts. Che ti sei guadagnato il diritto di fare una battaglia contro di me come ricompensa per i tuoi sforzi. Ok, allora. Allora, io sono quasi obbligato ad usare Hawlucha, Talonflame e Greninja. No, aspetta. Solo due? Ah, solo due. Allora, sapete cosa faccio? Forse Talonflame e Greninja sono migliori. Però Greninja è proprio a livello 38, un po' bassino. Hawlucha, però, anche si prende un attacco di tipo folletto ed esplode. Quindi non va bene. Mettiamo Greninja e Talonflame. Andiamo con loro due. Eccola qua, Valery. Che manda in campo Sprizzi. Ne abbiamo Greninja e useremo Surf. Ok, metà vita gliela tolta, però si è già mangiato una bacca cedro. Ah, super efficace? Alla faccia. Perché è super efficace? Scusatemi, è diventato anche di tipo buio Greninja, senza che lo sappia. Fatemi un attimo vedere. Ah, è diventato anche di tipo buio. Beh, allora buonanotte, ragazzi. No, allora conveniva magari usare Hawlucha. Vabbè, intanto facciamo acrobazia, tiriamo giù Sprizzi. E vediamo come va quest'altra battaglia. Questo 1v1 contro Sylveon Hatz. Troppo forte, Sylveon. Vediamo se siamo più veloci. Sì, dovremmo essere più veloci. Ok, se aumenta la difesa speciale. Buono, perché tanto noi attacchiamo fisico. Oh, buono, buono. Charm su di noi non ha effetto. Io andrei ancora di volo. Per i Wind lo evitiamo, perfetto. Più charm non può avere effetto su noi perché siamo femmine. Ed infine direi di andare di acrobazia. Che fortunatamente abbiamo comunque vinto. Talonflame si è rivelato l'MVP di questa battaglia. E abbiamo sconfitto Valery. Eleganza al suo massimo. Ti sei guadagnato la medaglia folletto. Eccoci qui. E anche questa MT Boom Blast. Abbiamo finalmente un MT di tipo folletto. Ok, può anche abbassare l'attacco speciale dell'avversario. I'm going to improve my elegant battle style. Perhaps one day I will be strong enough to face you again. Ok, lei continuerà a lavorare sul suo, sul suo stile elegante di battaglia. Forse un giorno sarà abbastanza forte da sfidarmi di nuovo. A questo punto, andiamo a curarci i Pokémon. E per questo video è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!